Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Omegozzo e benvenuti o bentornati tutti quanti sul mio canale, su questo nuovo video di GTA 5. Allora, ragazzi, una cosa abbastanza importante, vi voglio dire che domani arriverà un video molto molto speciale, specialissimo, quindi mi raccomando, segnatevelo in agenda, ci sono anche notifiche di YouTube, quindi siccome fanno un po' schifo, attivate la campanella, regà, e ricordate di guardare assolutissimamente i video di domani. Mentre il video di oggi, molti stanno pensando: oh, ma che cos'è questo clickbait? Che cos'è questo clickbait? Perché molti diranno: ma GTA, ragazzi, è uguale in tutte le lingue del mondo. Sì, ragazzi, GTA è uguale in tutte le lingue del mondo, ma vi siete chiesti che cosa succede se noi giochiamo alla versione giapponese di GTA 5? Se è uguale, se ci sono alcune cose che cambiano. Quindi, siccome vi ho detto che questo video non è clickbait, perché ragazzi, io clickbait non ne faccio e non ne farò mai, vi faremo vedere una mod quest'oggi su come cambia il gioco in giapponese su GTA 5. Quindi vedremo personaggi diversi, ambientazioni diverse, armi diverse, e vedremo un po' come si evolverà la situazione in questo video. Detto questo, come facciamo in tutti i video, voglio salutare due di voi velocemente. Saluto su Instagram Carlotta Lumia, che mi scrive: Omega, ti stimo veramente tanto, mi puoi salutare che è da tanto che te lo chiedo, sei come un esempio per me. E come no, posso dire di no a una fan? Ciao Carlotta, qua è Omegozzo e ti saluto. Saluto anche Sofia Slime, che mi scrive: ciao bro, ti stimo troppo, mi puoi salutare in un prossimo video? Schere! E io, Sofia, ti rispondo anch'io: schere! Bello salutare due fan ogni tanto, ci sta. Ciao Sofia, vai Omega, bella. E cioè, come sempre, ragazzi, io cerco di fare il possibile per salutarvi, però pure voi fate il possibile. Sapete che trovate il mio Instagram qui in descrizione, mi raccomando, venitemi a seguire e avrete la possibilità di essere salutati da Omegozzo in tutti i prossimi video e di parlare anche in direct con me. Quindi mi raccomando, venitemi a seguire, forza. Bene ragazzi miei, ci siamo, eccoci qui nella versione giapponese di GTA 5, dove vi faccio una piccola storiella, vi racconto una piccola storiella. Voi sapete che i giapponesi sono molto molto fissati con gli anime, infatti gli anime vengono sfornati come fosse pane fresco ogni giorno dai giapponesi, non dai cinesi, raga. E quindi esattamente, guardate proprio così, forse molti di voi non ci crederanno, ma su GTA 5, ragazzi, in questa mod, perché vi ricordo che tutto quello che stiamo vedendo è una mod, ci saranno auto, nuove ambientazioni, nuovi personaggi e nuove armi. In questa mod, ragazzi, dove GTA 5 fatto nel Giappone, guardate un po', i protagonisti sono, esatto, sono delle donne che sembrano le protagoniste di un manga, guardate. Infatti questa dovrebbe essere Franklin, lo riconoscete anche dai vestiti, ragazzi, ma è una donna, sì, immagino sia una donna. Allora, io direi, come prima cosa, esploriamo la casa, vediamo un po' che cosa cambia in questa versione GTA 5 per il Giappone. Allora, come vedete, sono praticamente tutti quadri. Ci sono, oddio mio, ma cosa? Ma sono degli sporcaccioni sti giapponesi, guardate. Ci sono praticamente foto di ragazze seminude in tutta la casa. Oddio, chi è questa, ragazzi? Cioè, guardate, come avevo anche detto, i giapponesi amano un casino gli anime. Infatti guardate, la casa è ricoperta di quadri che appunto vedono come protagonisti dei manga, degli anime giapponesi. Infatti, ecco, però il problema è che sono un po' troppo spinti, si vedono troppe cose che non si dovrebbero vedere. Però per il resto, ragazzi, la casa è uguale a quella del nostro Franklin, in modalità Italia, USA, insomma, come dovrebbe essere. E questo, diciamo che è tutto. Forse voi starete pensando: perché i protagonisti sono delle femmine? Allora, questa la chiamiamo zia Franklin. Zia, la chiamiamo zia Frank. Ah, la chiamiamo Anna Frank. No, vabbè, che brutta cosa. La chiamiamo... La chiamiamo Franca. Veramente adesso vi state chiedendo: se il personaggio è una donna, se la casa è piena di anime e manga, quale sarà l'auto? Ragazzi, guardate che è una cosa epica. Non so se vi rendete conto, ma l'auto di Franklin in GTA 5 per il Giappone è una specie di, non lo so, sembra un misto tra, saliamoci intanto, sembra tipo un misto tra una giostra delle montagne russe e le macchine da scontro che stanno alle feste patronali. Oh mio Dio, ragazzi, ma che figata è!
da notare lo stacchiotto Fiero dietro, tra l'altro. Ok, allora, diciamo che forse è un po' esagerata come cosa. Non so perché questi giapponesi abbiano fatto questo GTA 5 in questo modo, perché questa mod si è fatta così, ma è davvero divertente, è una cosa strafighissima. Non avevo mai visto un veicolo del genere su GTA. Cioè, vabbè, ovviamente tra tutti gli altri forse avranno messo che quelli dei protagonisti sono esattamente così. Vorrete scusarmi, ma è una cosa proprio che volevo fare. Oddio, Franca, dove vai così veloce? Madonna, oddio, che miracolo, non siamo morti. Non avevo la God Mode, ragazzi, ve lo giuro. Guardate, tornate dentro nel video, avevo tutta la vita, ora è tutta al rosso. Oddio santo, abbiamo devastato tutto. Abbiamo perso tra l'altro... ah no, è qui. Abbiamo perso tra l'altro il veicolo. Vi stete chiedendo, visto che stiamo, quali sono anche le armi che Franklin dispone, Trevor e Michael, perché adesso vediamo anche Trevor e Michael. E vi faccio vedere anche un po' di armi che ci sono. Ecco, ci fermiamo qui. Guardate che frenata, con lo stacchiotto bubu dietro, eccezionale. Vediamo di fare un giro delle armi. Allora, questo qui si sta mangiando la ciambella, no? E poverino vuole darmi un pezzo, ma ha detto di no. Quindi, ragazzi, la prima cosa che faremo è dargli sto racessi in testa. Perché c'è uno sto racessi come arma? Ma perché? Ma veramente? Ma veramente uno sto racessi? Ah no, Frank, perché c'è uno sto racessi? Vabbè, Frank, ragazzi, siamo sempre là, senza offesa a nessuno, per carità. Però c'è uno sto racessi, non ci credo. E vediamo che altro c'ha. Sinceramente non so da dove l'ha preso sto martello gigante, ma raga, in questa versione di GTA in giapponese c'hanno anche un martello. What the fuck? Ma è spettacolare. Aspettate raga, dobbiamo testarlo. Bam! Bam! Anche su alta signora. Bam! Allora, visto che siamo, vediamo pure le altre armi. Una mazza da Oddio, ma cos'è quel coso, ragazzi? Non è una mazza da baseball, è tutt'altro, ma tranne che una mazza da baseball. Oddio, da dove esce quella cosa schifosa? Da dove esce quella cosa schifosa? Ok, direi che ci siamo abbastanza divertiti, però adesso è anche il momento di vedere gli altri personaggi. Infatti, guardate, se noi decidiamo di cambiare il personaggio, infatti ragazzi, come vedete, siamo in prima persona, e se decidiamo di cambiare il personaggio, guardate, ci sono le animazioni, cioè ci sono in basso a destra e a sinistra ci sono i corrispettivi di Franklin e Trevor. Oddio, ma è una figata. Dobbiamo andare a vedere Michael. Oh mio Dio, ragazzi, i miei sospetti erano fondati. Michael è una donna. Prima anime giapponesi, cioè guardate anche la casa di Michael, ragazzi. Donna, cioè se Michael è una donna, vuol dire che sarà un marito. Non ci sto capendo niente, ragazzi. Cioè, guardate, è anche questa la casa di Michael, piena di ste cose, che poi tra l'altro sembrano pure un po', diciamo, troppo spinti. Cioè, vedete, ragazzi, si vedono un po' troppo le parti intime in questi quadri. Quindi non so immaginare la camera di Tracy come è piena di ste cose. E infatti, ecco, ragazzi, diciamo che è molto molto piena di questa schifezza, che poi non capisco perché in Giappone amano così tanto gli anime e queste cose qui. E tutta la casa intera è decorata così, vabbè, a parte la stanza di James, come si chiama lui. Ma anche qua, ragazzi, ci sono quadri, so cosa, questa addirittura che si sta odorando le ascelle, ma che schifo. Vabbè, e poi non ho capito se in questi quadri ci sono, è ritratto Michael, la nostra... ah, questa la chiamiamo Michela, ragazzi, Michela. Questa è Michela. E dobbiamo vedere assolutissimamente anche l'auto di Michael. Sarete curiosi di vedere l'auto di Michael, ragazzi? Preparatevi, perché questa forse è la cosa che fa più ridere di tutti. Cioè, allora, un momento, io non so se crederci o no, ho trovato questa sedia a rotelle buggata nel sottosuolo. Non so se sia questa, ma... non mi dite che è questa, ragazzi? C'è Michael. L'auto di Michael, di Michela. Oh, ma perché viene Michela? È una sedia a rotelle. Ok, devo dire la verità, non mi aspettavo che ci fosse una fottuta sedia a rotelle, ragazzi. Non me lo aspettavo. Stavo guidando una sedia a rotelle. Allora, ora a questo punto andiamo in spiaggia, ragazzi. Ci becchiamo anche con Trevor, così troveremo anche Trevor. Attento, stai spaccando la sedia a rotelle. Non ci credo, ragazzi, perché questa GTA in Giappone guidano le auto giocattolo, le sedie a rotelle. No, è una figata, raga. È una fottuta figata, ve l'ho detto all'inizio del video, che sarebbe stata una mod epica vista nella versione giapponese di GTA. Ma quanto è figo. Dobbiamo farle bene le cose. Vorrei far notare che cos'è quell'arma che c'ha Franklin in mano. Cioè, sembra tipo una mazza con dei denti di... ma non lo so, di non so cosa. E qui, ragazzi, c'è il nostro Trevor giapponese.
com'è che dice giapponetizzato in versione giapponese di GTA? Sarebbe Trevorina. Ecco ragazzi, questa sarebbe la stessa arma che c'ha Franklin. E adesso andiamo in spiaggia a fare delirio, andiamo a fare il bordello. Bene, come vedete rispetto al gioco originale, ragazzi, le cose cambiano un po'. Infatti, cioè, i personaggi sono diversi, le tipe sono uguali. E prenditi uno Sturacessi. Se con lo Sturacessi, se. Questa cosa devo dire mi fa parecchio ridere, perché se penso a questi, cioè se penso alla scena di questa che sta con lo Sturacessi, mi fa ridere un botto. E ora non oso immaginare quando verrà la polizia. Oh, ce l'hai con me? Guarda che ti tiro uno Sturacessi addosso. Uno Sturacessi addosso. Fatemi sapere nei commenti, ecco appunto la polizia, se vi piace la skin di Trevor, di Michael e di Franklin versione giapponese, ragazzi. Infatti abbiamo visto la casa, abbiamo visto le auto. Sturacessi, bam! Se, bam! Vai con lo Sturacessi! Vi prego, aiutatemi, non ce la posso fare. E adesso l'ignoranza, oh, lascia stare Trevorina, bam, con lo Sturacessi. Sì, lo Sturacessi, vai, sì. E ragazzi, se pensate fosse finita, è l'ora del super dildo gigante. È morto, basta Trevorina, basta, dagli mazzate. Dai zia Franca, andiamo, no, là. Siamo circondate, scusate ragazzi, sono delle donne. No, non voglio morire così giovane. Devo ancora produrre tipo altri dildi. Corri, corri, addio, c'è un poliziotto qui. Picchialo! Ecco, siamo morti, decisamente, tutti quanti, perfetto, direi perfetto. Ragazzi, forse le cose non sono andate esattamente come volevamo, perché tra l'altro, leva sto coso, maledizione, dai, ma che comportamenti sono? Allora, la zia Franca, la zia Trevorina, la zia Michela, ragazzi, denominate da noi così nella versione giapponese, di regola sono abbastanza fighe, fatemi sapere se vi sono piaciute tutte e tre, perché è una cosa diversa, un video diverso, che non mi aspettavo manco io di trovare una cosa del genere sinceramente nella versione giapponese. Però per il resto ragazzi, GTA Los Santos in generale, tutto il resto di gioco sembra normale. Quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e commentate, ditemi quale delle tre vi piace di più. Cioè, che poi sarei curioso di vedere i loro mariti a sto punto, perché se sono delle donne ci devono essere dei mariti, boh, non so, raga, è un bordello. Condividete il video con i vostri amici per far vedere a tutti la versione giapponese di GTA 5 com'è e com'è cambierà, forse, non lo so, vedremo. E vi ricordo che, leva sto coso, maledizione, vi ricordo che in descrizione trovate le mie maglie ufficiali in edizione limitata, ragazzi, di Ronaldo e Ronaldo Junior, fino a un tot di tempo, quindi mi raccomando, passateci, andate a comprare perché meritano veramente. Ve lo dico, porca miseria, faccio prendere a Michela quel coso brutto là e ve lo tiro in faccia. Quindi mi raccomando, venitemi a seguire su Instagram, lo trovate qui in descrizione. Per cui mi raccomando, vi aspetto, passateci. Per questo video è tutto ragazzi, qui è Franca, Michela e Trevorina che vi salutano. Qua me gozzo, ragazzi, ci salutiamo, ci becchiamo al prossimo video. Ciao. Fiero bro.